Immagina di aprire gli occhi. Ti sei appena svegliato e la prima cosa che vedi è una bella donna che dice di essere tua moglie, di averti appena riportato in vita e che il tuo nome è Henry. Non ricordi nulla, non hai memoria. Dopo 5 minuti tu vieni colpito e lei rapita. Ma da chi? Da Akan, un tizio alquanto folle a capo di un violento gruppo di mercenari che vuole conquistare il mondo. Ti ritrovi a Mosca, città che non conosci, ma sai che tutti intorno ti vogliono uccidere. Perché? Tutti tranne il misterioso Jimmy, che forse è dalla tua parte, ma non ne sei ancora sicuro. Devi rimanere in vita e capire qual è il tuo obiettivo e la tua vera identità. No, non sto parlando di un videogame, anche se può sembrare in effetti. Sto parlando di un film in imminente uscita, che sta incuriosendo tutto il mondo del cinema e che probabilmente rivoluzionerà il genere action, ridefinendone i limiti. Sto parlando di Hardcore. Hardcore è il primo film action girato interamente in prima persona. Avete presente quando riprendiamo quello che facciamo con una GoPro? Ecco, è proprio di questo che si parla. Il progetto nasce dalla realizzazione di un corto per un videoclip intitolato Bad Motherfucker. Probabilmente ne avrete già sentito parlare perché è diventato un vero fenomeno virale. Ha attirato talmente tanto l'attenzione che il regista e ideatore Ilya Naishuller è stato contattato dal produttore Timur Bekmambetov per dare il via al progetto di un lungometraggio intitolato Hardcore, appunto. Il film arriverà al cinema già il 13 aprile. Cliccate sul link nella descrizione per vedere il trailer e altri video di Hardcore. Non so voi, ma io sono molto curiosa. Mi aspetto sequenze estreme, ritmo travolgente, sceneggiatura mozzafiato. Insomma, 90 minuti di adrenalina pura. Voi fatemi sapere cosa ne pensate e se vi ispira, se lo andrete a vedere, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!